Salve, signori e signore, e benvenuti al consueto appuntamento con Cinemoc. Oggi vi illustrerò come realizzare un film in stile sorrentino e vincere così il vostro primo premio Oscar. Le regole sono semplici e basilari. 1. Accostate immagini a caso, senza alcuna logica, e lasciate che sia il pubblico a trovare disperatamente un senso a quello che sta vedendo. È una stupenda rappresentazione sublime e moderna del conflitto fra ciò che siamo e ciò che avremmo potuto essere. 2. Usate metafore e similitudini a profusione, un flusso continuo. Usatene così tante da far vergognare anche Dante. Il silenzio è il sentimento, l'emozione e la paura. 3. Scegliete un attore. Mi raccomando, non molto bello. Sarà il protagonista assoluto di ogni vostro film, a prescindere da sesso, età, nazionalità e specie. Brum brum. Scegliete i personaggi della storia con l'antico e collaudato metodo delle due urne. Un bambino albino recita cantando Il Capitale di Marx. Bellissimo. Infine, mescolate sapientemente sacro e profano, potere e decadenza, citazioni intellettuali e cultura nazional popolare. Accompagnate il tutto con una colonna sonora che deambuli tra Radio DJ e Radio Maria e otterrete così il vostro primo film in stile sorrentino, il vostro red carpet, premio Oscar, orso, leone, palma e perché no, signori, anche l'ambito premio Bughele. La felicità, un bicchiere di vino con un panino. La felicità, a, a, a.